Ma io credo che ci siano già delle scelte nelle misure che sono state prese. La prima scelta è quella, adesso sarà, no, non è propaganda dire che abbiamo deciso di non lasciare nessuno da solo. Io credo che sia un tema di tenuta democratica il fatto che noi mettiamo tante risorse ancora. Non sono 55 miliardi, sono 80 miliardi, se contiamo anche il decreto precedente, per fare in modo che nessuno resti senza reddito a seguito del lockdown. Abbiamo messo misure nel Cura Italia che sono arrivate a terra con troppa difficoltà e troppo tardi. Sia i 600 euro ci hanno messo troppo tempo, sia la questione integrazione in deroga ci ha messo troppo tempo ad arrivare perché abbiamo usato una procedura ordinaria per affrontare una situazione straordinaria. Però oggi col decreto nuovo correggiamo questa incongruenza, ribadiamo questi aiuti. Io penso che questo sia importante. Secondo, noi investiamo tantissimo sull'impresa. A me interessa molto la discussione che ha introdotto Gori, però la comincerei da un altro punto. Il punto è: noi oggi con questo decreto mettiamo 6 miliardi, oltre 6 miliardi a disposizione delle aziende a fondo perduto, in percentuale rispetto al fatturato che hanno perso. Facciamo un'operazione di blocco dell'IRAP, di rinvio di altre tasse. Abbiamo fatto una cosa che è già funzionata, perché i 200 miliardi dei 400 miliardi del decreto di liquidità, i 200 miliardi che vengono utilizzati per sostenere le imprese che esportano, stanno dando risultati. Purtroppo non li stanno dando come avremmo dovuto gli altri 200 miliardi che lo Stato ha scelto di garantire per garantire liquidità alle imprese, però mi pare che stiamo facendo molto uno sforzo serio che io non credo che tra l'altro le aziende, le imprese hanno chiesto. Abbiamo fatto una manovra, in questa manovra c'è una cosa anticiclica pazzesca, cioè il 110% per tutti gli interventi di edilizia che sistemano dal punto di vista energetico le abitazioni e per tutti gli interventi che mettono in sicurezza gli edifici è una cosa enorme a sostegno di un settore economico importante come l'edilizia. Così come lo sforzo che si sta facendo sul turismo, che sarà quello più in difficoltà, che ci metterà più tempo a uscire, il 13% del prodotto interno lordo italiano, è enorme. Allora, detto questo, basta, no. Io penso che serva un altro decreto, penso che si debba fare uno sforzo serio sulle infrastrutture. Io non penso che possiamo andare avanti se a fine maggio, primi di giugno, non decidiamo che 20, 25 grandi opere di RFI, di ANAS, sulle grandi infrastrutture, vengano commissariate e vengano accelerate e messi subito 13, 14, 15 miliardi, a terra, perché questa è un'altra cosa che serve a far ripartire l'economia e a dare alle aziende quei servizi di cui hanno bisogno. Detto tutto questo, lo Stato fa un pezzo. Ora, lo Stato si ferma qui. Io penso che lo Stato debba anche provare a indicare e chiedere alle aziende, alle imprese, di assumersi una responsabilità sociale rispetto alla crescita del paese e quindi indicare una strada. Io non sono assolutamente d'accordo su ipotesi di entrare nelle società perché
perché le sosteniamo o altro. Penso però che a fronte di tutto questo, siccome io sono contrario ai finanziamenti a pioggia da sempre sulle imprese, bisognerà sapere che lo Stato deve decidere quali sono i settori strategici. È questo ragionamento adesso, i settori che più producono innovazione, su cui lo Stato investe di più per sostenere le aziende. Questo definisce un'idea di paese. Aggiungo un'ultima cosa, siccome l'ha detta Fabio e io sono molto d'accordo su questo, io non penso che noi dobbiamo aspettare una fase 3, una fase 4 ad affrontare il ragionamento che diceva Fabio prima, perché è evidente che il coronavirus, noi stiamo affrontando questa discussione, ogni tanto dobbiamo dire che il coronavirus sta cambiando tutto. Non possiamo affrontare questa discussione pensando che appena ci sarà il vaccino ricomincia tutto come prima. Io non credo che sarà così, per tante ragioni. Per esempio, lo smart working sarà una cosa che andrà avanti e proseguirà a prescindere. Quello che stiamo facendo noi adesso, le riunioni in questo modo, io non credo che le abbandoneremo nel giorno in cui potremo ritornare nei circoli o nelle sale, perché oggettivamente consentono di fare cose come questa iniziativa di oggi, così come la bella cosa che ha costruito Pier Francesco in questi giorni. Io penso che questo vuol dire che noi dobbiamo adesso cominciare a ripensare i tempi delle città, i tempi della nostra vita, le modalità di trasporto ci impongono di cambiare le cose, e questo non è una cosa che non c'entra con l'economia, perché vuol dire tempi diversi, per esempio di apertura dei negozi, vuol dire un sistema di trasporti diverso e che cambia, a meno che non vogliamo che si ritorni tutti in macchina e si perda tutto quello che si è fatto. Ecco, io credo che la prospettiva è questa: costruire un paese che è capace di anticipare alcune scelte, di innovare su alcune situazioni, di fare scelte innovative rispetto ai settori su cui spendere. È evidente che turismo in particolare, le esportazioni in particolare, su questo stiamo investendo, ma anche la questione dell'edilizia, che non è soltanto la questione di costruire le case, ma è un sistema anche innovativo di produrre efficientamento energetico, energia sostenibile. Fare tutto questo richiede anche innovazione, e se siamo capaci di farlo possiamo essere anche competitivi.